Perso. Bello della diretta, come si dice. Chiedo a tutti di spegnere i microfoni. Grazie. Benvenuti a tutti, benvenuti ai protagonisti di Making of e benvenuti al pubblico. Siamo qui per presentare questo progetto. È un progetto formativo a lungo termine. Inizia per forza di cose in questo momento online, data la situazione attuale, ma proseguirà sia online che dal vivo anche a emergenza terminata. È un progetto che prevede diverse formule di approfondimento e di affiancamento che poi vi racconterò, ma inizialmente mi piace dare il benvenuto ai protagonisti di questo opificio della fotografia. Innanzitutto ringrazio Melina Scalise, Francesco Tadini, Spazio Tadini Casa Museo e Foto Milano, partner di questa iniziativa e anche luogo fisico, come poi ci dirà Melina, di quando riprenderemo le attività a emergenza terminata. Saluto e ringrazio Alessandro Albert, Michele Abriola, Angelo Cucchetto, Riccardo Venturi, Leonello Bertolucci, Alessandro Trovati, Andrea Frazzetta. Manca Claudio Palmisano, che non può essere con noi perché in questo momento è sott'acqua nella laguna veneziana, poi vi dirò. Allora, Making of è volutamente chiamato opificio della fotografia perché gli opifici erano il luogo del fare, del creare, della pratica e quindi ci piaceva l'idea di dare l'avvio e anche l'abbrivio a un laboratorio, a un affiancamento, proprio all'approfondimento e alla crescita di lavori e di progetti fotografici, parallelamente a una serie di brevi interviste ai protagonisti della fotografia. Saranno una serie di incontri che non vogliono essere una lettura portfolio, dopo vi spiegherò proprio tutte le modalità, ma vogliono essere un vero e proprio opificio di lavoro pratico, un luogo del fare, con anche dei momenti di affiancamento uno a uno con i protagonisti che vedete in questo momento in diretta insieme a me. Noi apriremo periodicamente delle call, così chiamate, dove le persone possono inviare i propri lavori, possono essere progetti in fieri o già abbondantemente portati avanti o iniziati. Chiusa la call, il team di persone, di professionisti che vedete, li guarderà, li valuterà e ne verranno selezionati per ogni call massimo 10. Proprio. Quindi se anche arrivano 200 lavori, 200 progetti, noi ne selezioneremo un massimo di 10 per call. Avvenuta questa selezione, i selezionati hanno la possibilità di approfondire il loro lavoro attraverso tutta una serie di momenti che sono sia di gruppo che individuali, diciamo così, nel senso che i progetti selezionati, i lavori selezionati avranno un primo incontro con tutti noi che ci vedete online, dove daremo ulteriori osservazioni ai lavori inviati, ai progetti selezionati e a quel punto, lo dico simpaticamente, vengono anche individuati e suggeriti quelli che sono i punti di forza e quelli che sono i punti magari di debolezza. E a quel punto la persona avrà la possibilità di andare ad approfondire, a sviluppare, a chiudere magari anche perché magari è già a buon punto il progetto con delle lezioni proprio one to one, chiamiamole così com'è, cioè avranno un rapporto diretto e unico con
con il fotografo o il professionista di settore che lo riguarda o che anche lui ha indicato come sua volontà di scelta. Quindi sono un insieme di lavoro pratico e prevederà nel tempo, anche appunto emergenza finita, anche una serie di workshop e altre modalità di approfondimento. Si deciderà una deadline, incontrati tutti i protagonisti di Making Off, fatte le lezioni individuali, fatto l'approfondimento ritenuto necessario con ognuno dei tutor, termina la deadline, il team si ritrova al completo e vede il lavoro portato avanti o addirittura ultimato in questo lasso di tempo. Verrà decretato un vincitore assoluto che vedrà anche la pubblicazione del proprio lavoro sulla rivista Cities, grazie anche alla presenza e alla collaborazione con Angelo Cucchetto. E adesso entriamo un po' nel vivo dei protagonisti di Making Off, poi in chiusura parlo della prima call. È una squadra molto forte, molto, molto nutrita, molto interessante, e molti li conoscete assolutamente già, però ve li presento velocemente per darvi anche l'idea della particolarità di poter avere un approfondimento uno a uno con personaggi del calibro come Leonello Bertolucci. Leonello Bertolucci, fotografo, foto editor, giornalista, docente all'Istituto Italiano di Fotografia e tra l'altro fotografo contributor per l'agenzia Getty Images e specializzato anche in fotografia di spettacolo e soprattutto con un lavoro corposo sul reportage, sul senso anche del reportage in chiaro. Riccardo Venturi, che non vedo più ma lo ritrovo, Riccardo Venturi, reporter, due WordPress foto, se non ricordo male, uno nel 97 con Afghanistan, uno nel 2011 con Haiti, una serie di progetti molto corposi tra i quali gli italiani in Europa e gli italiani nel Belgio, che si chiude con gli italiani nella Germania, ed è fotografo dell'agenzia Contrasto dal 2011. Claudio Palmisano, che è assente ma appunto mi ha consegnato di salutare tutti i presenti e anche il pubblico dicendo due cose, una seria e l'altra meno, senza però svelare quale delle due è quella seria e quale no. Dice che la post-produzione non è assolutamente quello che i più pensano, non serve né a migliorare la foto né ad alterare chissà cosa. La seconda dichiarazione che lascia è che non può essere in diretta perché sta fotografando sott'acqua nel Canal Grande di Venezia. A parte questo gioco serio e faceto, Claudio Palmisano è uno dei post-produttori più noti e più quotati, diciamo così. È un fotografo che ama il mare, è un esperto di fotografia digitale e di post-produzione, e è cofondatore del laboratorio di post-produzione e stampa 10B Fotografi di Roma, insegna all'Istituto Superiore di Fotografia, ma soprattutto ha come laboratorio di post-produzione ha avuto clienti come Natchway, Adam Ferguson, Stanley Green, Massimo Siragusa, Paolo Pellegrin, solo per citarne alcuni. Abbiamo tra i protagonisti di Making Off Alessandro Trovati, 25 anni di esperienza con Associated Press e Pentafoto, che ha fotografato i più importanti eventi sportivi del mondo, tra cui 12 Olimpiadi, ogni Coppa del Mondo di sci dal 92 ad oggi, annovera diverse mostre sia personali che bipersonali e sta portando avanti numerosi progetti, parentesi Canon Ambassador dal 2017, diversi progetti tra cui anche il suo primo libro. Andrea Frazzetta è un fotografo documentarista, contributor di The New York
New York Times Magazine e del National Geographic, e i suoi lavori sono stati pubblicati da numerose testate, tra le quali anche Der Spiegel, The Guardian. Ha esposto in numerosi festival sia in Italia che all'estero e è rappresentato dall'Institute for Artists Management. Michele Abriola, lo vedo, è qui in veste di fotografo esperto di fotografia di matrimonio. Anche lui ha pubblicato su testate nazionali e internazionali, ma non è tanto le loro biografie che le troverete comunque negli articoli che pubblicheremo, ma è proprio una persona che può andare ad approfondire molto anche tutto quello che è l'aspetto reportagistico che può avere anche la fotografia di matrimonio, quindi una fotografia distante dal sensazionalismo, diciamo così, ma che ha a che fare con il racconto. Alessandro Albert, posso dire, è specialista di ritratto. Albert è un terzo posto WordPress Photo nel 2001, se non ricordo male, proprio nella sì, 2001, proprio la sezione sul ritratto, e di lui è particolare alcune sue dichiarazioni, tipo che non ama i progetti a lungo termine e lo stile fotografico intenso come routine. Questo lo dico anche per entrare un po', poi passerò la parola a loro, nella sensazione e nel mood delle persone con le quali andrete a lavorare. Ultimo ma non ultimo, Angelo Cucchetto, comunicatore, producer, critico e promotore, editore di siti storici, art director di Trieste Photo Days, consulente giurato dal 2017 del premio internazionale Urban Photo Award Contest. Detto questo, che era, li conoscete, ma era appunto per darvi un po' anche la sensazione della particolarità di poter stare uno a uno con ognuno di loro, mi piacerebbe un po' puntare l'accento sul senso di averlo chiamato opificio della fotografia, proprio a partire dall'immagine dei vecchi opifici, di questi luoghi di pratica e di fattura, nel senso che l'obiettivo è che appunto non siano delle letture, come ho detto, non siano delle cose scorporate, ma che diventi proprio un momento di affiancamento, di praticità per sviluppare un progetto. Leonello, molte cose si possono fare online, ma altre le faremo solo dal vivo, per esempio. Certo, no, non deve mai mancare la dimensione, come dire, poi, lasciatemi dire, all'antica. Ma approfittiamo adesso di questi mezzi per cominciare a coagulare un ragionamento che tu hai già sviluppato. Allora, intanto ben trovati tutti, tutte le persone collegate. Dico quattro cose così, un flusso che mi viene in maniera abbastanza random. Parlo da fotografo, siamo tutti fotografi. Allora, mi piace l'idea che hai avuto, Federica Paola, di mettere insieme un gruppo di professionisti che, diciamo, si mettono a disposizione. Questa è anche un po' una novità, poi in fondo, no? C'è, come dire, una specie di, dico in maniera ironica, a me piace sempre fare dei paradossi, ma un pronto soccorso, tra mille virgolette, dove venire a chiedere consigli, e in che modo? Nel modo che tu hai descritto. Ora, noi fotografi, perché parlo per me perché non voglio parlare a nome, però tendenzialmente noi fotografi, i fotografi hanno una serie di cose che sono mille dubbi, uno, però parallelamente anche un certo narcisismo. Dunque già siamo in un terreno scivoloso dove ci innamoriamo magari dei nostri progetti, delle nostre foto. Dunque, il senso critico, anzi il senso di autocritica a volte è latitante, però nello stesso tempo siamo assaliti da mille dubbi, che sembra un po' ansimo, perché o sei sicuro di te o sei pieno di dubbi. Invece siamo tutte e due le cose contemporaneamente. E questo non riguarda solo chi all'inizio di un percorso, non riguarda un principiante, riguarda i super professionisti, i maestri della fotografia. Anzi, la realtà è che spesso chi si compra la Nikon
il martedì, il mercoledì pensa di sapere tutti, poi vai a vedere, non so, un Irving Penn, per cui monumenti della storia della fotografia, uno che ha lavorato fino a 90 anni, uno che ha fatto 150 copertine di Vogue, che all'apice della carriera, ormai osannato, strapagato, ricercato da tutti, dice: sapete che c'è? Non ho ancora capito, cioè non ho capito niente, non ho ancora capito se questa macchina fotografica che ho tra le mani è un bisturi o un violino. Però dice Irving Penn, c'è la carriera, allora se ho qualche dubbio io non mi devo spaventare. Allora, chi un fotografo che sviluppa un progetto, eccetera, e torniamo al concetto di opificio, cioè è inutile farsi tante, come dire, cose. Il cervello è importante, ma essere troppo cerebrali a volte è un limite. Dunque si fa. Ma non è che monitoriamo e abbiamo la possibilità di monitorare quello che facciamo con un termometro. Facciamo di pancia così, secondo appunto le stimoli che ci arrivano. Ma chi ci dice? Chi ci dice sta andando bene, sta andando male, eccetera? Allora, siccome c'è la componente narcisistica, ai fotografi piace molto sentirsi dire bravo, ma è la cosa che serve meno. Serve molto di più farsi fare delle critiche, accettare con umiltà delle critiche, perché quelle sono costruttive. Cioè, se mi dici, guarda che secondo me qui c'è una cosa che puoi migliorarla, mi stai facendo del bene. Se mi fai l'applausino, diciamo, allargo la mia ruota da pavone, ma non è servito a nulla. Il mio ego gode, ma allora serve qualcuno che affianchi un fotografo, un occhio terzo, che con un po' più di distacco e non col coinvolgimento tipico del fotografo che impasta le sue foto come dire, i momenti che ha vissuto mentre faceva. No, dice, guarda, questa foto forse anche no, è ridondante, eccetera. Per cui serve essere affiancati da qualcuno e noi vogliamo lavorare in questo senso. Perciò i progetti che verranno individuati secondo le modalità che Federica Pala ha accennato e che poi troverete in maniera più completa ed esaustiva sulle pagine, sui siti, eccetera, non è un modo per un fotografo di avere a disposizione delle competenze. Infatti, a seconda del genere fotografico, a seconda del tipo di punti deboli, se ci sono, che vengono individuati, potrà essere più utile, come dire, riferirsi a uno di noi piuttosto che all'altro, in base alle competenze, in un lavoro in progress che dovrebbe portare a un miglioramento di quel lavoro. Mi sembra una cosa di grande utilità, sembra una cosa di grande utilità, anche perché c'è una parola che di solito ha una valenza negativa. Io credo che in fotografia sia invece una parola fondamentale, almeno per me lo è, perfezionismo. Uno perfezionista di solito, dirgli a uno che sei un perfezionista è un po' come dirgli sei un rompipalle, no? Nel senso, se uno va a cercare il pelo nell'uovo. Ma in fotografia, se andiamo a vedere il lavoro dei grandi maestri, sono tutti dei maniaci perfezionisti, magari sbandati, bohemien, cioè quello che beve, ma quando si tratta di lavoro scatta il perfezionismo. Ma la domanda è: ognuno di noi come fotografo è davvero capace di andare a trovare il pelo nell'uovo in quello che fa? A volte serve che te lo dica un altro. Dunque noi, insomma, umilmente questo ci mettiamo a disposizione per fare e, come ha detto Federica Pava, questa parola del fare, cioè si impara a fare facendo. Avremo anche noi da imparare, cioè noi non siamo i professoroni che arrivano con le tavole della legge e dicono si fa così, si chiacchiera, si parla con un autore, si cerca di capire cosa l'autore vuol dire e si prova ad aiutare a dirlo. Guai a quel, chiamiamolo consulente, quel photo editor che si sovrappone, scavalca e prevarica, succede, che uno, come dire, fa l'autore col materiale degli altri. E no, non va bene. L'autore sei tu, resti tu. Dimmi cosa vuoi dire e io vedo se c'è modo di potenziare il modo per arrivare. Non è che, diciamo, ti dico, va bene, racconta bene, adesso vai a casa e ti faccio l'editing oppure ti dico come si fa. No.
è un dialogo, deve essere un dialogo. Io ogni tanto vado fermato, per cui direi, poi tanto sarà un giro di tavolo, sia pure virtuale, poi magari ci saranno anche delle domande, diciamo, dall'esterno, per cui io passerei la palla a Federica Paola. E collegandomi a quello che stavi dicendo tu dell'autore sei tu, uno degli aspetti, per esempio, per cui ho voluto coinvolgere Claudio Palmisano in questo progetto insieme a tutti voi, è per esempio che l'ha dichiarato in un'intervista su Repubblica con Smargiassi, il lavoro della post-produzione è un lavoro interpretativo a tutti gli effetti e dunque è un lavoro anche coautoriale. Chi fa post-produzione interpreta lo stile, a volte lo inventa e Claudio dice sempre lo propone in un dialogo, come dicevi tu. E quindi questi, secondo me, sono dei punti di forza molto interessanti. Come per esempio l'avere per il reportage persone come Riccardo Venturi e Andrea Frazzetta. Giocatevela tra di voi, darei prima la parola un attimo a Riccardo Venturi, nel senso che il reportage ha un'importanza forte da sempre e soprattutto anche e sempre più in quello che in gergo si chiama l'aftermath, no? Il dopo degli accadimenti. E mi piacerebbe, Riccardo, Andrea, insomma, che parlaste un po' davvero del valore del reportage in generale, ma anche oggi, e quindi anche che non si scoraggi, per esempio, chi desidera farlo. Andrea, comincio io? Sì, Sì, mi sentite? scusa, ero staccato. Ah, no, figurati. Assolutamente, diciamo. No, cerchiamo di alternarci. No, beh, sì, il reportage è così, una delle discipline della fotografia, forse quella che in qualche modo ha avuto un lustro, un'attenzione particolare, perché racconta un po' la vita di tutti noi, in qualche modo, no? Cioè, è una, così, una narrazione costante e continua che può essere così, molto ha avuto una funzione sociale diversa, importante e diversa negli anni dell'esordio, dell'avvento del fotoreportage. Immaginiamo le grandi inchieste, i grandi fotoreportage degli anni 40, 50, 60, in cui ha avuto come strumento sociale quello di far conoscere il mondo a chi il mondo non poteva viaggiarlo, non poteva attraversarlo, non poteva fisicamente vederlo. Quindi la storia del fotoreportage nasce, secondo me, veramente in quegli anni, quando, ecco, le distanze erano qualcosa che impediva al mondo, alla gente comune di vedere il mondo. Quindi è nata in quell'ottica lì. Negli anni si è molto trasformato, è diventato molto più intimista, forse anche la sua funzione sociale è cambiata, almeno secondo me oggi è un'altra cosa. Credo che il fotoreporter oggi non abbia più quella valenza di mostrare il mondo a chi non lo vede, ma ha più è quasi un mediatore, secondo me, un mediatore culturale, cioè è qualcuno che ti fa vedere un aspetto che tu magari non vedi o il pubblico, diciamo, tendenzialmente tende a non voler vedere, magari ha più una valenza di un indagatore in qualche modo, uno che cerca di approfondire degli aspetti, dei soggetti. Se, immagino che oggi chiunque, qualsiasi ragazzino di 10 anni è un fotografo ed è un testimone costante e continuo della realtà, forse in certi casi è anche più intimo di quanto possiamo esserlo noi professionisti, perché si fa dei selfie, racconta la sua giornata quotidiana con foto e con video. Oggi parlare di fotografia senza pensare al video forse è riduttivo. Quindi, diciamo, la nostra funzione, che era quella di mettere il mondo in connessione, no? Di far vedere l'India agli italiani, gli italiani e l'Italia agli americani, ecco, quella funzione lì forse non c'è più, secondo me. È un po'. Vederla in quell'ottica, secondo me,
è una visione un po' vecchia della funzione del fotoreportage. La cosa che secondo me è più interessante dell'essere un fotoreporter, di occuparsi di fotoreportage, è che è un'indagine a doppio senso, cioè nel senso che quando tu con questo strumento, con questa tecnica, ti indaghi sul mondo, fondamentalmente ti interessi all'altro, ti interessi a cosa succede nel mondo intorno a te, nelle persone intorno a te, e facendo questa operazione in realtà è anche una ricerca di introspezione. In realtà, quando racconti gli altri, stai molto spesso raccontando anche te stesso. E questa interazione che secondo me rende interessante il fotoreportage. E poi un altro aspetto puramente tecnico, secondo me, del fotoreportage è che in qualche modo accoglie e sfrutta, brutalmente anche sfrutta, gli altri aspetti della fotografia, da quella concettuale a quella più strettamente, tra virgolette, artistica, al ritratto, cioè sono tutte, diciamo, tecniche che nel fotoreportage rientrano, magari rientrano dalla finestra, magari non sono prioritarie, però sono così, altre forme di fotografia che vivono dentro al fotoreportage. Quindi oggi definire che cosa sia esattamente un buon fotoreportage è molto complesso, cioè può essere, appunto, è certamente un racconto. Ecco, questa è la cosa che mi sento di dire, è certamente un racconto di un frammento di realtà. Realtà, tra virgolette, realtà ovviamente, come tutti quanti noi sappiamo benissimo, è sia soggettiva che oggettiva da un certo punto di vista. C'è una realtà oggettiva, ma è sempre presa da un punto di vista. Quindi, in qualche modo, è una situazione così, in qualche modo, a mio avviso, ambivalente. Non sono tanto d'accordo con quel tipo di analisi delle immagini o di giornalismo che sostiene che non esista una realtà oggettiva. Ci sono tante realtà soggettive che a un certo punto credo che siano tutte valide e tutte in qualche modo giustamente vanno riconosciute. Al tempo stesso credo che uno debba prendere un po' coscienza e cercare di mettere insieme queste tante visioni per dire però un fatto esiste, una linea va tracciata e un punto fermo da qualche parte va messo. Ok. Vado, mi fermo e faccio parlare Ah, eccomi. Beh, no, hai Andrea. Okay. Aspetta, detto delle cose, chiuso. sono d'accordissimo, hai anche detto delle cose bellissime, Riccardo. Quindi mi sento forse di rafforzare un po' il concetto, come dici tu, credo che il fotoreportage, la fotografia documentaristica abbia ancora abbiamo un ruolo importantissimo. Se vogliamo, per riportarci un po' al momento che stiamo vivendo adesso, questo epocale momento veramente che sta passando la nostra società, penso che la fotografia e la voglia di raccontare, di documentare quello che stiamo vivendo ne venga fuori ancora più urgente, no? Quindi si parla spesso, soprattutto quando leghiamo questo nostro fantastico, meraviglioso lavoro a quello che è il mondo del business, no? A questa crisi lavorativa e alla crisi di un mestiere, ma io in realtà credo che la fotografia non sia mai stata così bene come adesso, no? Tu prima accennavi, no? Alla potenza della comunicazione che porta con sé, no? Al fatto che il selfie, che il telefono in mano a un ragazzino sia un'arma potentissima, no? Di racconto. Ne sono assolutamente convinto anch'io. E dunque, quello che credo che sia interessante anche in questo ambito, in questa cosa che stiamo facendo tutti insieme, questo progetto, sia riuscire a fornire degli strumenti a chi ha voglia di raccontare. Credo che la voglia di raccontare sia fortissima in questo momento. Documentare quello che stiamo vivendo è sicuramente qualcosa che sta accomunando tante persone. Quindi reputo che sarà bellissimo seguire anche appunto i lavori di chi vorrà condividere con noi
una riflessione. Come dicevi tu prima, fra l'altro quella mi è sembrata una considerazione molto interessante per quanto riguarda il nostro linguaggio. Abbiamo dato, e giustamente è anche funzionale, no? Dare ogni tanto delle etichette all'interno della fotografia, no? Abbiamo parlato di reportage, di ritratto, di documentazione, appunto, ma come dicevi tu, quello che trovo interessante in questo momento è che confluiscono all'interno della capacità di raccontare tanti stili, no? Io forse mi viene un po' dalla mia esperienza lavorativa, non credo che ci sia un solo metodo o un solo stile per raccontare una storia, no? Credo che sia interessante ogni volta cercare di sperimentare quello che è il linguaggio più efficace per la storia che dobbiamo raccontare, ed è per questo che mi sembra molto interessante il gruppo di lavoro che c'è qui. Stiamo parlando appunto di ritratto, di post-produzione, di tante energie, di tante valenze che entrano a far parte della capacità di raccontare. E credo che questo potrà essere una cosa veramente arricchente per chi avrà voglia di mettersi alla prova con questa modalità. Detto ciò, io spero di poter poi soprattutto avere un dialogo personale con chi vorrà. Ho trovato questa iniziativa bellissima anche perché in questo momento di grande distanza, no? Io da fotografo ho sempre valutato molto il confronto con i miei colleghi, ma anche con non solo i miei colleghi fotografi, ma anche con giornalisti, amici. Molto spesso questo della fotografia viene interpretato, viene sentito proprio perché lo fa come un mestiere molto individuale. E questo momento che ci ha tenuto tutti distanti, no? Anche questa modalità adesso, questa nostra chiacchierata, no? È un po' strana, ognuno dentro questo quadratino. Ho sentito che ha portato delle difficoltà anche a me personalmente, no? Ho sentito veramente la mancanza di un confronto, come diceva prima Leonello, un po' all'antica. Spero che avremo modo di ritornare a quella modalità, ma trovo veramente molto interessante adesso questa iniziativa, perché in questo momento di distanza penso che sarebbe, che sia importante per chi vorrà portare i suoi lavori a noi, ma anche per noi stessi come fruitori, come lettori di queste energie, riuscire a riconnetterci a livello umano. E questo, come dicevi tu, anche tu prima, Riccardo, è una delle cose che caratterizza il fotoreportage, no? Come dicevi tu, quello che facciamo lo facciamo sicuramente per gli altri, ma anche per scoprire noi stessi, no? Per aprire una comunicazione anche con noi. E quindi non faccio altro che, insomma, rafforzare quello che hai detto tu, e spero che questa sarà l'occasione giusta per riuscire a sviluppare dei progetti, a sviluppare un modo di ragionare e di documentare l'epoca che stiamo vivendo. Sì, infatti è anche proprio lo spirito con cui abbiamo messo in piedi Making Off, questo pificio, anche proprio per noi, per il confronto tra di noi all'interno di questo team di lavoro, nel senso che la scelta di proporre, che credo sia davvero un plus valore, delle possibilità di momenti uno a uno con ognuno di voi, non è solo la ricchezza di quel momento di formazione, ma, come dicevi Andrea, anche il riappropriarsi della relazione diretta in cui parlarsi, e sarà così anche quando lo riprenderemo dal vivo. Ci sarà la possibilità concreta di sedersi davanti ad Andrea Frazzetta, a Riccardo Venturi, a Trovati, a Leonello Bertolucci, e vis-à-vis parlare concretamente del fare della fotografia. In questo fare della fotografia, io sono molto contenta che abbiano preso parte a questo progetto anche Michele Abriola e Alessandro Trovati, nel senso che tutti noi insieme saremo sempre più insieme anche nella visione dei lavori selezionati, e quindi i lavori selezionati, anche se sarà un reportage o anche se sarà un fotografo, una fotografia di matrimonio, una fotografia sportiva, avrà l'insieme di tutti noi per appunto parlare di fotografia, punto, senza grandi declinazioni, etichette e a volte discriminazioni di genere. Michele, vuoi parlare un po' tu di questa, anche di cosa ti aspetti tu, come diceva Andrea, perché sarà magari anche un percorso anche per noi, non solo per chi si sentirà di proporre.
Ale, parti tu, non vedo più Michele. Mi senti? Sì. Senti? Sì. Ah, ecco, mi è caduta la connessione. Sì, allora, ho sentito con molto interesse l'introduzione sia di Riccardo precedentemente sul reportage. Abbiamo parlato di racconto, di storia, di progetto. Bene, se ci fate caso, sono tutti, come dire, dei termini e degli ingredienti, in un certo senso, che noi ritroviamo nella fotografia di matrimonio, soprattutto nella fotografia di matrimonio che io definisco moderna, dove c'è sempre più voglia di uscire fuori come autori, quindi come coloro i quali in un certo senso interpretano come una sorta di progetto, se vogliamo, quella giornata e tentano di dare un'impronta davvero molto personale a quello che è un racconto quale il matrimonio, che in un certo senso, se vogliamo, racchiude un po' tutti questi generi di fotografia che noi stiamo affrontando. Racchiude il ritratto, racchiude il reportage, racchiude la capacità di avere anche in post-produzione una, come dire, una firma personale netta. Quindi si è lo stampatore di se stesso, in un certo senso, diciamo così. Quindi la fotografia di matrimonio oggi è davvero una fotografia di qualità, ecco. Non è più quello che si credeva fino a un certo punto, fino a qualche anno fa, come una sorta di fotografia, se vogliamo, di serie B, o come una sorta di rifugio per chi magari non ha avuto la possibilità, ecco, di avere degli assignment, quindi dei lavori commissionati, e quindi in un certo senso si è dovuto rifugiare in questo mondo. Non è più così. È una fotografia molto complessa. Tu l'hai visto, l'abbiamo sperimentato insieme durante l'ultimo concorso che abbiamo affrontato insieme come giurati con ANFM, l'Associazione Nazionale dei Fotografi di Matrimonio, dove abbiamo potuto, come dire, esplorare tutta una serie di lavori veramente di alta qualità. E quindi quello che mi aspetto, in un certo senso, in primis, di apprendere. Giustamente Leonello all'inizio ha detto bene, non si finisce mai di apprendere fino all'ultimo giorno. Quindi è per ciascuno di noi sicuramente un'opportunità di apprendere uno dall'altro e di dare la possibilità a chi vorrà, insomma, di, come dire, di condividere la nostra esperienza e cercare di, in un certo senso, far uscire fuori dei lavori che siano di gran qualità. Ecco, voglio essere breve e conciso anche per dare l'opportunità agli altri di parlare, di non dilungarci tanto su questa prima, su questo primo appuntamento. Ecco. Ok, grazie Michele. Alessandro, vuoi... passo la palla a te. Sì, beh, tutto quello che è stato detto è esattamente quello che mi aspetto e che racchiude la fotografia. Come dicevi tu, è più bello forse parlare di una fotografia generale, non più molto specifica. Certo, la fotografia sportiva è una cosa completamente diversa rispetto al reportage, però c'è la tendenza, soprattutto nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, anche qui, di raccontare non solo il gesto tecnico che si vede sempre in televisione, che poi la gente se lo ritrova poi sui giornali o sulle campagne pubblicitarie, quello che è, ma appunto l'unire le cose e sicuramente fa la differenza. Raccontare una storia, cioè raccontare il personaggio all'interno di quello che lui sta facendo, il gesto tecnico, ma però portato su una storia, è sicuramente una cosa particolare, diversa. E più come diceva prima Riccardo, il reportage è nato un po' per raccontare il mondo alle persone che non possono spostarsi per visitare il mondo, per vedere, perché per tanti vari motivi. Mentre la fotografia sportiva, vedendola molto in televisione, poi la gente si aspetta che il gesto tecnico o l'esultanza o quella cosa
particolare che esiste in televisione venga riproposta poi sulla carta stampata o in fotografia. Ma quello che io poi ci tengo a dire, cambiando un po' il discorso, è che questo progetto è veramente bello, mi piace, perché appunto c'è una contaminazione di tanti generi, di tante persone, di tanti professionisti, che ognuno ha il suo lavoro, la sua nicchia, però è il bello che, non so, che io commenti una fotografia di matrimonio e che viceversa Alessandro commenti una fotografia sportiva, o Riccardo, o Andrea, o tutti, insomma. Questo sicuramente è un aspetto molto bello, molto particolare, che può essere molto d'aiuto anche a persone che hanno voglia di confrontarsi, condividere anche su diversi generi fotografici, che però la mia speranza è quella che poi tutti portano al concetto di fotografia a sé, senza tante differenze di genere, o io faccio uno sportivo, tu sei reportage, tu sei, insomma, essere una cosa un po' più comune, più globale. Questo secondo me è quello che dovremmo fare, comunicare, confrontarci, ecco, come diceva Andrea, il confronto, anche spesso io e Andrea ci confrontiamo perché siamo amici, il confronto tra i fotografi secondo me è una cosa bellissima, fondamentale, perché tanti molti si chiudono, no? Invece è bello il confrontarsi, anche sulle cose banali, su come è stata fatta, su come l'hai pensata, insomma, questo. Faccia breve, che sennò non siamo lunghi. Ti ringrazio. Giuseppe Del Deo, ho visto la tua domanda e dopo ti rispondo. Prima proseguo un attimo per non interrompere questo flusso di chiacchierata, ma l'ho letta, poi ti rispondo. Alessandro Albert, ti lascio dopo insieme a me per parlare della call del ritratto, visto che ti riguarda personalmente. Uh-huh. Non ti sentire abbandonato. No, per carità. Angelo, una delle cose che abbiamo deciso di fare con Making Off è anche di non aver parlare del fatto che la fotografia deve ed è capace di essere spendibile e vendibile anche commercialmente, no? Uso questo termine che fa spesso rabbrividire, però lo dico in modo simpatico, nel senso che io concordo molto con la frase che ha detto prima Andrea Frazzetta del fatto che non è mai stata così potente e viva no? La fotografia, e quindi possiamo anche magari ragionare su ridisegnare alcune cose. E uno degli elementi in cui tu hai accettato di metterti in gioco insieme a noi è un po' anche poi il tuo specifico, no? Quindi di vedere e far capire come poi il lavoro può essere spendibile. Attiva l'audio, Angelo. L'audio. Buonasera. Sì, allora, più che di vendibilità, io parlerei di output, cioè molto spesso molti fotografi realizzano anche dei buoni progetti, nel senso dei progetti coerenti con degli stilemmi personali e quindi comunque dei progetti autoriali, però poi già a metà del lavoro si pongono il problema, sì, e poi cosa ne faccio? E soprattutto come lo imposto, perché è ovvio che al giorno d'oggi, negli ultimi anni, con il crescere degli spazi espositivi, molti autori, magari non professionisti, nel senso fotografi che non vivono di fotografia direttamente, ma che fanno fotografia in modo anche professionale ad ottimo livello, hanno potuto esporre, per esempio. E quindi molti progetti non sono magari pensati direttamente per quello, ma vanno poi a diventare delle mostre. Al giorno d'oggi è molto più facile di una volta fare editoria, per esempio, sia trovare degli sbocchi editoriali, infatti ne so, io mi occupo molto di editoria ultimamente, sia autoprodurre fanzine, libri, non è più, cioè è molto meno difficile di una volta e anche molto meno costoso. Però sviluppare un progetto e finalizzarlo perché diventi un libro
è diverso tendenzialmente dal finalizzarlo perché diventi una mostra, oppure finalizzarlo perché poi sia veramente vendibile e a chi sia vendibile. Visto la crisi attuale, uno può pensare che non esistono più sbocchi editoriali, non si possono più vendere giornali. La realtà è che fotografia si vende tuttora e si venderà anche in futuro. Sono cambiati sicuramente i termini dei deal e soprattutto sono cambiati molti modi in cui si vende fotografia. Ecco, io mi occupo di fotografi da 30 anni e penso di poter dare il mio contributo a questo gruppo di lavoro per aiutare degli autori anche bravi che però abbiano bisogno magari di focalizzare di qualcuno dall'esterno, perché come diceva per esempio prima Alessandro, effettivamente a volte bisogna essere esterni per poter aiutare a focalizzare bene un lavoro, e quindi sono qui per dare il mio contributo in tal senso. Perfetto, ti ringrazio Angelo. Allora io procederei, che stiamo andando verso la chiusura, nel spiegare proprio breve la prima call di cui pubblicheremo nei prossimi giorni tutti i dettagli con il lancio, quando apre, quando chiude, le modalità di invio dei lavori e tutto. Poi rispondo anche a Giuseppe Del Deo. E a Alessandro Albert in primis e Leonello, vorrei che vi sentiste liberi di intervenire su di me. La prima call che lanciamo è sul ritratto e sull'autoritratto, e mi piace dire poche cose, ma con grande entusiasmo, che credo sia quello che mi connota nel relazionarmi sempre con la fotografia e anche per esempio nel stare in un progetto come questo. Allora, fin dall'inizio la fotografia è stata chiamata a raccontare gli individui, no? A ritrarne le espressioni, a indovinarne dallo sguardo piuttosto che dall'abito, le abitudini, lo status sociale, l'importanza, e poi si sono poi si è cominciato a cercare frammenti di senso della persona ritratta, concedetemi questo termine. Quindi siamo passati dalle, pronuncerò malissimo in francese, mi correggerete, dalle carte de visite, e si è passati poi a tutto un processo di evoluzione, no? Del ritratto, e il ritratto come un autoritratto può essere veramente qualcosa di bruciante, nel senso può essere una provocazione. Penso a Hippolyte Bayard, quando si finge sarcasticamente annegato per protestare contro l'establishment francese che aveva trascurato le sue ricerche per dare importanza solo a quelle di Daguerre. Oppure il ritratto, sorprendentemente, può diventare una forma di fotografia di massa. Poi certo c'è il ritratto in studio, alla Nadar, e poi c'è anche però il ritratto che esce dallo studio e in qualche modo si fa antropologia involontaria in qualche modo, no? E si contamina di fotogiornalismo, penso ad August Sander, a Eric Salomon, a Eisenstead. Insomma, può avere una serie di sviluppi e anche di visioni estremamente interessanti, sia il ritratto che l'autoritratto. E per chi vuole partecipare a questa call, mi sento di dire, poi mi supporteranno i miei colleghi Alessandro, Albert e Leonello e chi vuole intervenire, la cosa bella di questo è che ovunque comunque vi siate mossi nel lavorare sul ritratto e sull'autoritratto, ci piacerebbe trovare nei vostri lavori, nelle vostre foto, il fatto che il ritratto è una fotografia potente, di una bellezza appunto bruciante, come ho detto prima, no? A me piace sempre dire che brucia un ritratto, e dell'autoritratto mi piace sottolineare che spesso solleva più domande di quelle a cui si risponde. Alessandro, Albert? Sì. Ciao a tutti, volevo innanzitutto ringraziarvi per avermi coinvolto in questo progetto che trovo molto interessante. Mi sembra che siano saltate fuori delle cose interessanti, e la prima secondo me è l'interdisciplinarità.
Questo perché, non solo perché siamo in tanti e facciamo cose diverse, ma anche perché ormai le varie tipologie di fotografia, come può essere foto di moda, ritratto, reportage, non sono più così stagne, sono molto contaminate. E quindi è molto importante, secondo me, cioè è utile almeno che un fotografo nel sviluppare un progetto possa avere a disposizione delle persone che sono esperte di ritratto, ma di reportage, perché comunque, ripeto, ci sono molte contaminazioni all'interno di un progetto fotografico ormai, non ci sono più compartimenti stagni. E il ritratto è sempre un rapporto tra due persone, no? Più persone comunque tra il fotografo e un'altra persona. E questo, secondo me, è alla base di tutto. E quello che io cerco di insegnare quando insegno ritratto non è solo dei consigli tecnici, che per carità ci vogliono, perché risolvono dei tuoi problemi e ti mettono nelle condizioni di poter fare quello che poi ti interessa, per cui la tecnica innegabilmente ci vuole, ma è nel adattare, secondo me, il proprio carattere nell'eseguire il ritratto. Mi spiego meglio. Se tu sei una persona timida, introversa, non è necessario, secondo me, che tu diventi estroverso per poter fare il ritratto, ma è necessario che tu utilizzi questa tua timidezza, questo tuo carattere nel comporre il ritratto, ossia che non ti ci fai coprire, ma diventa un'arma per te. Quindi non ti devi forzare a essere quello che non sei, ma devi mettere quello che è il tuo carattere all'interno del rapporto con l'altra persona e quindi il ritratto. Lo dico perché io sono una persona abbastanza chiusa e negli anni mi sono reso conto che non era necessario diventare una persona aperta per fare ritratto, per rapportarsi con gli altri, ma che anzi questa chiusura, questa timidezza alla fine si è rivelata, nel mio caso, un punto a favore. E lo dico anche perché le persone, quando insegno ritratto, una delle cose che mi dicono di più è: ma io non riesco a chiedere alla persona di farsi ritrarre, io ho delle difficoltà a parlare con gli altri, ho delle difficoltà ad approcciare le persone, no? Questo scoglio qua. Ma questo scoglio qua in realtà è una sorta di insicurezza verso se stessi, non è uno scoglio fisico. Quindi tu, alla fine, nel rapporto uno a uno, che non è un rapporto con 20 persone, che può essere una classe, è molto utile questo, perché tu, cioè io perlomeno, cerco di capire la persona che ho davanti, parlandogli, vedendo le foto che fa, il carattere, e cercare di renderlo più sicuro di sé, più consapevole di quello che può ottenere con quello che è. E questo è, secondo me, è un po' il mio metodo, diciamo, di insegnamento, che è una cosa anche umana, soprattutto umana. Non voglio dire psicologica, perché non è il mio campo, però c'è niente da fare. La psicologia rientra se fa il ritratto, è inevitabile. Quindi... Leonello? Credo che non ho molto da dire, nel senso, io non sono uno specialista di ritratto, però sono curioso di tutto, per cui... Lo dico da curioso e non da ritrattista, quello che dico. Alessandro ha detto veramente la cosa centrale, perché se ci facciamo il domandone cos'è un ritratto, iniziamo ora, finiamo dopo domani e non l'abbiamo capito. Non ci si esce neanche. No, appunto, non, per cui evitiamo che se leggiamo un ritratto vuol dire tirar fuori l'anima dal soggetto. Lasciamo perdere queste robe qua. E secondo me la traccia, cioè la pista migliore è proprio quella che il ritratto è ciò che resta di un incontro, poi alla fine, no? È la traccia di un incontro. Certo. Ma semmai, se devo proprio aggiungere una cosa, dico di un incontro o di uno scontro. Nel senso che quando ho citato quella frase di Irving Penn all'inizio, in cui diceva, lui era un grande ritrattista, ha segnato una strada nel ritratto, ovviamente. Io non so se quando uso la macchina fotografica ho in mano un bisturi o un violino, parlava segnatamente del ritratto, cioè diceva, ma io al mio soggetto non lo so se sto dando una carezza o un pugno, oppure a seconda dei casi l'uno e l'altro. Per cui c'è un incontro che però può, diciamo, far sbocciare i fiorellini, ma può anche far sgorgare del sangue. Cioè questa non so se Alessandro è d'accordo su questo. Per cui non vediamola in maniera troppo romantica, una seduta di ritratto. Può essere un braccio di ferro, perché comunque è un gioco anche di potere. Sì. Il fotografo è un uomo di potere che fotografa
che, diciamo, se faccio dico adesso un esempio molto, ma allora io sono come fotografo un nessuno e devo fotografare Donald Trump. Si presume che, come dire, il potere ce l'ha lui. Se io invece sono Avedon e devo fotografare un clochard, è invertito, è un gioco di forze, dove se poi è un'etica, una cosa, ok, ma altrimenti uno vince e uno perde, c'è questo rischio. E di conseguenza a volte è un incontro, a volte è uno scontro. Dunque uno studio fotografico a volte è un luogo di fidanzamenti, a volte è un ring. No, infatti per il ritratto bisogna essere a volte un po' spietati, cioè, appunto, non è che sempre... bisogna forzare un po' le cose e non è detto che poi il risultato non piaccia neanche al soggetto, è... esatto, perché poi ci sono, ora non per fare divisioni nette perché abbiamo detto siamo qui a togliere i paletti non a metterli, però ci sono i fotografi di corte, intendiamoci, i fotografi quelli con col violino che, diciamo, si preoccupano, ma anche banalmente, voglio dire, tutta la pittura classica non è altro che un essere stati pagati dai potenti, dai principi, eccetera, per fare il ritratto del re, del principe. Per cui c'è il fotografo che deve appagare il committente, poi c'è invece il fotografo che dice io ti uso, ecco la spietatezza in cui forse parla l'esame, nel senso mi servi perché io sono un autore, ti interpreto, non è che ti devi piacere, no? E di conseguenza qualche volta si suona il violino, ma qualche volta appunto sono dolori, magari per il soggetto. E mi chiedo, poi sto zitto, ma lo chiedo ad Alessandro che, diciamo, come dire, praticando a livelli altissimi il ritratto da tempo, anche con soggetti molto diversi, più conosciuti, meno conosciuti nei vari campi, dell'arte, del cinema, dell'industria, per cui ha avuto a che fare con molte persone. Mi chiedo se il risultato di un ritratto, quando uno è autore, cioè non deve fare il ritratto che deve piacere al soggetto, a quel punto non è anche un po' un autoritratto. Perché visto che parliamo di ritratto e autoritratto, ma se l'autore, il fotografo, in realtà proietta qualcosa di sé sul soggetto, cioè io faccio un ritratto ma ci metto del mio, ci metto qualcosa di me, ma quel ritratto in qualche misura è anche un po' un autoritratto? Punto interrogativo, visto che abbiamo detto che noi facciamo molte domande e abbiamo poche risposte. Sì, questo è chiaro, ogni volta che fai un ritratto, senza necessariamente essere autori, come dici tu, ma in qualsiasi ritratto, per una certa percentuale, continuo a fotografare me stesso, una ripetizione di me stesso, una continua ricerca di qualcosa che magari non troverò mai, che cerchi nelle persone. Chiaramente, avendo un rapporto con un'altra persona, c'è sempre una percentuale, c'è sempre un gioco, come dicevi tu, di potere. È bello per quello, perché io con tutte le persone che ho fotografato, e come dici tu, da Montezemolo alle foto che ho fatto in Russia, quindi anche un ventaglio molto, molto vasto, non ho mai incontrato due persone che reagissero in maniera uguale di fronte alla macchina fotografica. Quindi è sempre un'esperienza e una cosa nuova. Questa è la fatica, ma anche il bello di questa, diciamo, tipologia di fotografia che tratto. Ok. Giuseppe Del Deo chiede, scrive, collettivamente credo ci siano un paio di secoli di esperienza professionale raccolti in questo momento. Chi è il partecipante più adatto a questo laboratorio? È stato pensato con un utente tipo in testa? Qualcuno di voi vuole rispondere o rispondo io? Vai. Inizio io, poi se vai vorrei sentire Angelo e Andrea, insomma, ruota velocemente. Allora Giuseppe, il bello di questo progetto era proprio regalare a chiunque la possibilità di confrontarsi con questo parterre che vedi qui. Nel senso che noi comunque attueremo una selezione, nel senso che si apre la call, vengono mandati i lavori e noi non li accetteremo tutti, sceglieremo, come ho detto all'inizio della diretta, massimo 10 lavori.
E quindi la risposta è che non c'è un utente tipo, nel senso se la tua domanda sottintende che devi essere bravo per relazionarti con questi due secoli di esperienza che tu dici esserci qui. Può partecipare chiunque abbia, come parole che hanno usato Frazzetta, Riccardo, Venturi, chiunque abbia un racconto e noi valuteremo se questo racconto è talmente interessante e forte da essere portato avanti. Questo certo è una valutazione che noi faremo, ma non devi essere, se la domanda suppone questo, non devi essere il Frazzetta della situazione o il Trovati della situazione o l'Albert della situazione per relazionarti con loro, anche perché come vedete sono persone assolutamente in dialogo costante. Sì, beh, se posso aggiungere, devo dire che se in una situazione del genere sono sicuro che tutti noi impareremo qualcosa, quindi in realtà noi abbiamo esperienza di anni, però magari chi viene appunto scelto non ce l'ha, per cui quello è il valore aggiunto. Però impariamo anche noi, quindi si impara sempre, non c'è da aver paura. L'importante, secondo me, se posso aggiungere, è che siano persone che abbiano voglia di lavorare su un progetto, no? Di portarlo avanti, di mettersi in discussione e di farlo crescere assieme, quello sì. Quindi anche una certa, chiamiamola, serietà e costanza su questa cosa qua. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sì. Ma io sì, no, volevo dire che secondo me noi con questo laboratorio avremo un utente tipo ed è una persona intelligente che ama la fotografia, che ama quindi la fotografia come linguaggio e che coltiva quindi dei progetti e che si rende conto dell'aiuto che potrebbe ricevere in un opificio dei professionisti esperti che potrebbero veramente fargli risparmiare tempo e denaro nello sviluppo di uno dei suoi progetti. Questo è il nostro utente tipo. Perfetto. Sì. Posso aggiungere una cosa? Sì, Riccardo e poi Francesco che voleva intervenire. Ok, no, io molto brevemente. Sarei anche felice se l'utente di tipo fosse un ragazzetto diciottenne che non sa niente di fotografia, che ha soltanto voglia di lanciarsi e buttarsi in un progetto nuovo, che fosse anche così un po' così vergine dal punto di vista fotografico, semplicemente con una grande passione, con delle idee e che abbia un po' così il coraggio di dire mi scommetto su me stesso e vedo che cosa posso tirar fuori da queste idee. Questo sarebbe un utente che mi sarebbe anche simpatico. Il nostro utente tipo. Francesco? 17, 27, 37, 47, non è che... Francesco? Sì, io mi sento utente di questo tipo perché dei tempi in cui il reportage si faceva con il pennello, prendiamo la Zattera delle Meduse e Jericho, no? Che era un quadro di reportage, a oggi non solo c'è il web, ma ci sono milioni, io mi metto tra questi, di cani randagi della fotografia, no? Che vanno a branco, su web si riuniscono, seguono le mode in qualche modo, anche, no? Cercano di aggregarsi attraverso i social, a cui manca però un po', non solo l'esperienza, ma proprio la fiducia nel fatto che chi ce l'ha non sia solo a giudicarli. Cioè, molto spesso io vedo persone che dicono «Dio, io vorrei andare a fare delle letture portfolio, però poi magari mi smontano». Allora, il senso di questo opificio, se ne è parlato molto con Federica e con gli altri, cioè, non è quello di giudicare. Come diceva Riccardo Venturi benissimo adesso, cioè l'ideale sarebbe proprio quella persona, quel cane randagio come me, dotato di entusiasmo verso questo linguaggio, che è un linguaggio diventato importante quanto la parola nell'esprimersi. Poi c'è chi parla la parola in maniera forbita e chi scrive splendide poesie non essendo in realtà un fine letterato. Questo non significa, non è un elogio all'espressione dell'imbecillità, naturalmente,
ma un elogio alla possibilità che, come anche succede in arte del resto, in arte figurativa, nella pittura, eccetera, l'istinto qualche volta porta delle persone che si sgrezzano e che nel confronto trovano delle illuminazioni che a volte persone che ci sono state su decenni non trovano. Questo oggi non solo è possibile, ma come diceva Angelo, oggi le forme poi dell'editoria, dell'espressività attraverso le mostre, dell'incontro con il pubblico, eccetera, è enormemente ampliata, quindi è un attimo, come dire, che l'idea corroborata anche dalla consulenza, dall'amicizia direi, o più che la consulenza, con persone che hanno grande esperienza, può portare dei grandissimi risultati. Ultima cosa, lo dico a chi ci sta seguendo, la Federica soprattutto cercherà di trarre una sintesi utile in termini organizzativi, ma la novità sta nel fatto che questo accompagnamento, come dire, non avrà delle date che, se perdiamo le quali, non seguiamo più niente, perché non ci sto dentro, perché mercoledì sera ho il corso di chitarra, non lo so, devo ballare il tango, ma avrà anche una parte dove di one to one, no, se non sbaglio, Federica, dove questa cosa è importante, sì, ripetere, dove chi seguirà queste cose avrà la possibilità di interfacciarsi scegliendo anche giorni e orari compatibilmente con gli impegni reciproci di ognuna delle persone qui presenti, a volte anche più di una, no? O sbaglio? Assolutamente sì, Francesco, l'ho detto prima ma lo ripeto, ti ringrazio di averlo sottolineato di nuovo, è uno degli elementi a cui con te, con Melina e con gli altri tenevamo di più, cioè il fatto di davvero consentire quello che dicevo quando mi sono inserita sul discorso di Frazzetta prima, di dare valore alla relazione diretta e che non è solo a questo punto solo di relazione in sé, ma è anche la possibilità di avere un momento mio personale di approfondimento che io riterrei preziosissimo, io se fossi un fotografo lo riterrei prezioso, di poter fare per esempio 2 ore con Riccardo Venturi, magari anche solo a parlare del reportage, poi invece Riccardo dovrà insegnare delle cose, però credo che sia davvero una soluzione importante per davvero andare a fondo di quello che si vuole guardare, far vedere, raccontare, questo sì, questo elemento. Nell'andare in chiusura e lascerei la chiusura a Melina, volevo sinceramente ringraziare tutti voi, ma prima ricordo che nei prossimi giorni pubblicheremo tutte le modalità della call, la descrizione di Making Off, faccio un attimo una condivisione veloce, la trovate già, già linkata anche all'interno della pagina, è già linkata ovunque in rete, comunque la trovate la descrizione completa su questo sito, poi lo rilinkeremo sotto la diretta, dove trovate tutta la descrizione del progetto, il coordinamento, la giuria mia e di Leonello, tutti loro, Riccardo Venturi e tutti quanti. E tra l'altro trovate anche il link per andare a vedere tutto dei vostri fotografi tutor. Qui c'è la presentazione di ognuno di loro e quindi avete tutte le informazioni necessarie e anche le curiosità, nel senso che io all'inizio vi ho fatto proprio una sintesi veloce di tutto quello che questi autori, questi fotografi hanno fatto. Da settimana prossima partiranno parallelamente a questo laboratorio a rafforzare questo ufficio anche tutta una serie di interviste ai protagonisti della fotografia e inizieremo proprio da loro, i protagonisti del vostro making off, del vostro opificio. E nell'ordine intervisteremo Andrea Frazzetta, e ti ringrazio veramente della partecipazione al progetto, poi intervisteremo Riccardo Venturi, a cui vi concedo di mandare un bacio, siamo anche amici, poi intervisterò Leonello, ti ringrazio molto Leonello di tutto. Poi intervisterò Alessandro Albert, ringrazio anche lui, poi intervisterò Michele Abriola, poi Alessandro Trovati,
poi Angelo Cucchetto e per ultimo, quando lo recuperiamo dai fondali della laguna di Venezia, Claudio Palmisano, ultimo ma non ultimo. Anche se fa ridere perché in video, perché siamo tutti in questi quadratini, chi mi conosce sa che è sempre stato importante anche davvero la relazione umana e l'empatia. Ringrazio anche quindi con la gestualità soprattutto Francesco Tadini e Melina Scalise, con i quali abbiamo messo in piedi tutto ciò, e ringrazio tutti voi. Grazie. Melina, a te la chiusura. Anch'io ringrazio tutti. In questo caso io e Francesco ospitiamo virtualmente, non concretamente, all'interno della nostra casa museo Spazio Tadini i soliti incontri sull'arte, sulla fotografia e su il dialogo proprio tra le arti. Noi quando abbiamo aperto questo spazio in memoria di Emilio Tadini abbiamo pensato già nel 2006 di proporlo come un luogo interdisciplinare, un luogo di comunicazione tra gli artisti e tra le arti. Questo progetto è particolare perché parte dalla fotografia, e la fotografia in questo caso, quindi un unico soggetto, un'unica visione sulla realtà attraverso il mezzo fotografico, diventa uno strumento di lettura su più chiavi di lettura e di approfondimento. E questo è un aspetto anche molto insolito e interessante, come se partendo da un quadro oppure dall'arte figurativa, che è un modo comunque di raccontare la realtà, noi potremmo parlare della scultura piuttosto che delle performance e altri modi di rappresentare il mondo attraverso l'arte pittorica o l'arte nel senso più rigoroso del termine. Ecco, questo succede oggi in modo particolare con la fotografia che, come diceva Francesco, è uno strumento di comunicazione sempre più forte, specie oggi che usiamo molto anche il web e possiamo comunicare più facilmente proprio con l'immagine e la fotografia. Questo incontro ne è un esempio, qui siamo qui con le nostre faccine, ed è un modo per comunicare attraverso proprio l'immagine, attraverso i nuovi mezzi. Del resto noi come Spazio Tadini, e grazie anche all'idea di Francesco, abbiamo portato la fotografia che era nel web nella realtà, cioè con Foto Milano, che è un'idea e un progetto di Francesco, abbiamo trovato tutti gli appassionati di fotografia del web raggruppati all'interno di un gruppo Facebook e portati nella realtà in Spazio Tadini. Adesso in quest'era post coronavirus stiamo ritornando nel web in un modo anche in questo caso nuovo, e questa è una delle novità. Questo corso, questa idea, questo progetto, anche questo laboratorio, ecco questo è il termine giusto, come hai detto tu, opificio, è un esempio di come si può ritornare nel web facendo tesoro di tutto il laboratorio che abbiamo fatto negli anni precedenti allo Spazio Tadini. Quindi io vi ringrazio e approfitto un attimo per dire che giovedì ci sarà una pillola sempre su Zoom, su questa piattaforma, proprio su Emilio Tadini, sulle donne, che era un progetto che doveva essere inaugurato, una mostra che doveva essere inaugurata già a febbraio, ma poi appunto siamo stati... tutto il progetto è rimasto interrotto a causa del coronavirus. Grazie a tutti. Nella, scusami, nel chiudere una battuta veloce, aprite i microfoni per salutarci ognuno di voi, perché hanno ascoltato anche ognuno di voi. Michele, vi chiamo veloci e salutate. Michele. Ciao a tutti ragazzi e grazie per l'attenzione a tutti. Se avete anche una cosa da dire in chiusura, va bene. Andrea Frazzetta. Ciao a tutti, vi ringrazio. Dai, aspettiamo i vostri progetti. Riccardo. Grazie di averci seguito e sì, aspettiamo che ci mandate le vostre cose e rivederci su questi schermi, insomma. Alessandro Trovati. Ciao a tutti, grazie, aspettiamo i diciottenni, che fosse più bello. Ciao. Leonello. Allora, un fotografo se non è curioso non va molto lontano. Allora, per definizione, noi siamo tutti, queste facce che vedete sono facce di persone curiose. E allora noi siamo curiosi di vedere cosa ci proponete. Angelo? Un'esortazione, per aspera ad astra, verso le stelle, vai! Albert? Saluti a tutti e anch'io sono molto curioso di vedere cosa ci portate. Francesco Tadini? Aiutateci, abbiamo fame, mandateci un panino, qualcosa, si lavora pochissimo. Sì.
Grazie a tutti voi, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.